Ciao a tutti, siamo a Piazzale Flaminio, che è la partenza della famosa ferrovia Roma Nord. Oggi ci faremo un bel viaggetto da Roma fino a Viterbo e cercheremo di capire insieme in che condizioni versa veramente questa linea e quanto tempo ci impiegheremo e quanti cambi dovremo fare fino ad arrivare a Viterbo. Ci vediamo più tardi. Allora, siamo arrivati a Catalano, che è una delle fermate sulla linea della Roma Nord. Abbiamo preso il treno, come avete visto, a Flaminio, siamo scesi a Montebello, linea doppio binario, in effetti, come anche si era visto in audizione, nessun problema, la linea funziona in maniera corretta, diciamo così. Arrivati a Montebello siamo dovuti scendere perché succede che da Montebello a Viterbo i treni viaggiano in una sola direzione, la mattina a scendere, quindi Viterbo-Roma, e la sera a salire. Da Roma a Viterbo, quindi noi stavamo salendo e quindi stavamo controsenso. Abbiamo preso un autobus sostitutivo, che è quello Cotral che vedete alle mie spalle, e ci ha lasciato qui a Catalano, una stazione. Venite, una stazione di. Eccolo lì, c'è la stazione di Catalano. Quindi l'autobus ci lascia in corrispondenza dalla stazione, e adesso aspetteremo il treno che ci porterà da Catalano, dove siamo, fino a Viterbo, e lì vedremo un po'. Queste limitazioni, vedremo un pochettino quanto veloce va il treno, che cosa succede ogni passaggio di livello. Continuate a seguirci. Dopo 4 ore di viaggio, nell'ultimo tratto è stato come pensavamo. Queste nuove norme di sicurezza ferroviaria hanno fatto sì che questo treno viaggiasse un po' più lentamente, fermandosi ad alcuni incroci con la strada. Quindi il disagio che i cittadini lamentano è quello che abbiamo verificato con questo viaggio. Ora speriamo soltanto che i lavori su questa linea arrivino il più velocemente possibile. Ecco, abbiamo verificato oggi, adesso prenderemo il cronoprogramma, faremo un match e poi porteremo questa esperienza anche nelle prossime audizioni che chiederemo in Consiglio regionale, anche invitando i sindaci dei comuni su questa tratta.